L'Italia è un paese fondato sul contributo che ogni cittadino ha il diritto e dovere di dare per concorrere al progresso materiale e spirituale della comunità. La vostra esperienza, quindi non in quello che pensate, ma in quello di cui avete fatto esperienza, come sarebbe un posto migliore? Vedremo che in qualche modo l'ispirazione personale funziona come un diapason in grado di accordarsi con gli altri strumenti che suonano la stessa nota. Il perché è la nostra vocazione, è la chiamata della nostra voce interiore, il modo in cui quello che facciamo ha un impatto sulla comunità in cui viviamo. Per ispirare le persone bisogna farlo all'incontrario. Bisogna partire dal perché, poi spiegare in che modo siamo diversi nel farlo, che valori ci guidano nel farlo e poi il cosa diventa un dettaglio. Il cosa diventa un dettaglio perché il perché è uno, ma è molto versatile. C'è bisogno di avere chiarezza sul perché, qual è il nostro contributo, qual è il significato profondo di quello che stiamo facendo. Avere disciplina sul come farlo, trasmettendo e veicolando i valori che io voglio che passino mentre faccio qualunque cosa stia facendo, e poi consistenza sul cosa, ma quella lì la do per scontato, che abbiate selezionato un cosa di qualità che vi possa rappresentare con orgoglio nel mondo, no? Quando questi tre fattori sono allineati, il vostro messaggio arriva forte e chiaro e ispira le persone a compiere un'azione.